Non è vuoto. Lui lo chiamò i campi unificati di Planck. Planck è oggi considerato il padre della metafisica, qualcosa di straordinario, qualcosa di grande. Ma un altro, Erwin Laszlo, attorno agli anni 50, aggiunse qualcosa di più. Sebbene lui lo chiamò questo spazio, il cyberquantico. Disse, non è solo uno spazio pieno, anche se appare vuoto, ma è un qualcosa che lui definì è un'unità di coscienza indivisibile. È un qualcosa che appartiene a tutti, appartiene all'umanità. Quindi è un qualcosa che ci lega. A e B sono legati da questo principio. Ma ci vollero ancora un po' di anni, e fu verso la fine degli anni 70, negli anni 70-75, uno scienziato dell'Euratom di Roma separò un elettrone da un atomo, lo misero in una scatola speciale e lo portarono al CERN di Ginevra. Bene, c'è di Ginevra, sapete che c'è il famoso acceleratore, lo misero nell'acceleratore. Il romano, in termine tecnico, si chiama giocare, stava cercando di cambiare delle situazioni all'altro elettrone e involontariamente, senza rendersene conto, cambiò lo spin. Lo spin è il senso di direzione che l'elettrone ha. Cambiò la direzione, la invertì, e nello stesso istante a Ginevra si accorsero che l'elettrone era cambiato, girava dall'altra parte. Allora immediatamente si telefonarono: cosa è successo? Cosa avete fatto? E si parlarono. Bene, fu verso la fine però degli anni 2000 che una prova ufficiale venne fatta col CERN, è un grosso acceleratore in America. A 7.000 km di distanza, 8.000 km di distanza, avvenne la stessa cosa. Nello stesso istante lo spin venne invertito. Era comprovato la teoria di Planck. Quindi la teoria di Planck si basa sul fatto che in qualsiasi luogo non ci si possa trovare, in realtà non siamo separati dagli altri esseri. Ma Braden aveva fatto qualcosa di straordinario. Aveva indicato anche il punto col quale noi entriamo in contatto con gli altri. Aveva sensibilizzato le persone sul chakra del cuore attraverso la considerazione di quelle due bambine prima e dell'aspetto del tumore dopo. Una cosa sensazionale. Aveva dimostrato che la correlazione, i campi unificati di Planck e il cyberquantico di Laszlo esistono, sono veri, ma soprattutto lavorano sul cuore. Quindi quando noi ci correliamo, mitakuioiasin, attraverso il cuore, noi siamo in unità con tutti gli altri esseri umani. È qualcosa di straordinario. Cercai di capire però che cosa c'entrava Lipton. Beh, Lipton aveva fatto un discorso molto bello, tra l'altro non c'è nessuno, nessuno c'era a quell'incontro, no? Della Matrix Divina, no? Quel giorno, no? A volte capita di trovare qualcuno di quelle 1.000 persone. Lipton aveva portato questo concetto. Dice, noi stiamo utilizzando ancora nella medicina la scienza di Keplero. Che però è antico di secolo, cioè è assurdo. Oramai siamo a livello di sapere e aver constatato che, per esempio, la superficie della nostra pelle ha miliardi di sensori in grado di captare qualsiasi evento all'esterno di noi, di sensibilizzare il nostro corpo, di cambiare la temperatura all'interno, di accelerare, di. Abbiamo sensori ovunque, persino i nostri organi hanno un loro cervello, hanno un'intelligenza, quindi la capacità di essere reattivi. Tant'è vero che oggi si asporta un organo, lo si mette in un altro corpo e funziona ugualmente, anche se non ha il nostro sistema a dovergli dire cosa deve fare, perché lui, quell'organo, ha un suo cervello. Quindi bisogna riscrivere la medicina, lui spiega.
al punto che è importante comprendere che come quelle parti, quei sensori, quelle cellule, se andiamo più in piccolo troviamo l'atomo, ma se andiamo più in grande troviamo, dopo le cellule troviamo l'organo, sono un aspetto di correlazione con tutto ciò che è più grande di noi. Vale a dire che il rapporto che esiste in un organo come il fegato nella persona è un rapporto che ha con l'individuo stesso. E questo individuo in un sistema più grande che è un pianeta diventa un punto di riferimento per una vita ancora più grande, il pianeta. Come il nostro fegato elabora il laboratorio di tutto il nostro corpo, noi siamo gli enzimi trasformatori del pianeta. E se vogliamo lavorare bene, uniti al principio della matrix divina, dobbiamo comprendere che siamo tutti in relazione gli uni agli altri. Quando Francesco riusciva a parlare agli animali, parlava col cuore, perché è il sistema con cui ci si relaziona. Qualsiasi evento avviene sul pianeta ha una sua logica, ma se noi cambiamo gli eventi, deturpando, annientando le vite per nulla, così per sport, andiamo a creare delle situazioni di disagio, delle situazioni che interrompono questo flusso. Oggi l'uomo dovrebbe essere già arrivato al punto di saper gestire le proprie capacità, dovrebbe essere già arrivato al punto di poter gestire completamente, in maniera saggia, l'aspetto del cuore. Un'informazione molto bella che Braden portò il secondo anno fu questa. Disse: guardate, l'anno scorso vi avevo parlato della matrix divina e quest'anno posso darvi un'informazione in più e vi farà piacere. Un istituto inglese ha fatto una scoperta fantastica. A oltre 250 chilometri dalla superficie della Terra, attorno alla Terra c'è un campo, una coltre, uno strato di energia che avvolge tutta la Terra. Bene, quell'energia ha la stessa frequenza del nostro cuore. Mi sembra una cosa formidabile, qualcosa di bello, è straordinario. Certo, Braden non è afferrato sul tema della teosofia. Una certa Blavatsky nel 1885 fondò la Società Teosofica Mondiale. Bene, Blavatsky sostiene che un raggio di vibrazione che arriva dal Sole, che è il, potremmo definirlo, il punto di riferimento per il nostro sistema di pianeti che ruotano attorno ad esso, questo raggio che arriva sulla Terra porta la vibrazione del nostro cuore, si chiama raggio di amore e saggezza. Pensate, è un secolo e mezzo quasi che lo sappiamo. Ci saremmo risparmiati tanto tempo e molta fatica se la scienza desse retta anche a chi si interessa di spiritualità. È qualcosa di formidabile. E Braden portò questa informazione. È stato scoperto, è fantastico. Certo, perché l'umano nella sua progressione evolutiva deve necessariamente elaborare la via del cuore. È una prerogativa di questo pianeta ed è qualcosa di formidabile. E forse Gesù non era venuto a casa 2000 anni fa. Tra un po' parleremo degli specchi esseni, quindi degli esseni, e acceneremo anche a Gesù. Luz appunto in casa la dose e parla appunto di questo cambiamento che l'uomo deve portare in essere. Realmente Trismegisto lo diceva già qualche migliaio di anni fa: ciò che è in basso è come ciò che è in alto, e ciò che è in alto è come ciò che è in basso per fare i miracoli della cosa unica.
Se noi non riusciamo a portare questa correlazione nella nostra vita, tra noi stessi, tra le nostre parti del corpo, perché siano sempre sane, perché non si possa considerare il fegato a sé stante piuttosto che lo stomaco per i fatti suoi, i polmoni per... ma considerando il corpo e considerando che siamo un essere d'amore e in relazione agli altri esseri d'amore, se non riusciamo a fare questo non riusciamo a fare i miracoli della cosa unica. E poi accenneremo a questo discorso della cosa unica. Tutto è correlato. Quindi la mia anima quella notte aveva risposto alla mia domanda: che cosa avrei potuto dire di più? Li avrei stroncati. Quest'anno sono tornato ma non c'era il cacciatore. Mannaggia, ho perso l'occasione. Però è stata un'esperienza molto molto bella, veramente straordinaria. Bene, noi il nostro pianeta siamo una cosa sola. Noi e i nostri fratelli, minerali, vegetali, animali, siamo una cosa sola. Cerchiamo di immaginare questa terra meravigliosa su cui viviamo. In realtà abbiamo a disposizione qualcosa di straordinario. E riusciamo anche a rovinarlo, riusciamo a deturparlo. Il problema è che il nostro pianeta sta andando incontro a una grande evoluzione. Si parla tanto di questo 2012, ma il 2012 non è un punto di passaggio di evoluzione per l'uomo. In realtà è l'evoluzione della Terra che sta avanzando. Il nostro pianeta è arrivato ad un punto critico particolare. Di parlare di specchi e segni, vorrei accennare ancora due parole su questo passaggio che stiamo per vivere. Il fatto della correlazione sarà nel prossimo futuro un aspetto estremamente importante. Non ho la necessità di entrare in una certa sintonia vibrazionale. Si sente tanto parlare di cambiamento di vibrazione. Le accelerazioni di vibrazione che stiamo vivendo in questi ultimi tempi sono quelle che stanno, in alcune persone, stanno esplodendo come atti di follia, perché c'è un principio che correla l'uomo alle sue evoluzioni individuali. Il pianeta andrà accelerando un certo tipo di trasformazione. Vi garantisco che... sono rimasto sorpreso anch'io. Però ho detto che non so disegnare. Ok, va bene, così, va bene, ok. È un uomo. Wow. Aspettate, facciamolo così. C'è un punto particolare che noi conosciamo come fuoco di Kundalini e suppongo che molti di voi lo conoscano. Il punto basale tra il pube e l'ano, c'è questo punto di massa di energia formidabile, è quello che viene chiamato il fuoco di Kundalini. Lo so, a volte succede così quando si parla di Kundalini. Bene, questo fuoco
inciderà un'ascesa verso l'alto e andrà a scatenare un secondo punto di fuoco che è in questo punto, viene chiamato il pezzo solare sciamanico, e su un certo tipo di percorso esoterico viene chiamato il punto cristico. Nella tradizione della Kabbalah, nelle Sefirot, ci sono due Sefirot, a parte che le Sefirot sono le famose sfere, ci sono due Sefirot che sono contrapposte l'una all'altra, vengono chiamati i cherubini. In realtà un cherubino è chiamato l'angelo della luce, l'angelo solare, l'altro è chiamato l'angelo delle tenebre. Quando si parla di principio di opposti, Yin e Yang, l'avrete sentito un milione di volte, stiamo parlando in realtà di una parte di noi, sono gli opposti che normalmente andiamo a contrapporre nelle nostre discussioni. Bravo è colui che arriva al principio di sintesi, e cioè ha imparato a non discutere molto, a lasciare che queste parti abbassino le proprie vibrazioni fino a trovare il punto d'incontro. Ma finché noi continueremo ad agitare i nostri sentimenti, a vivere emozioni forti, impulsi, vivremo gli opposti. Quindi in ogni essere umano ci sono gli opposti. Questo fuoco, questo punto, è il punto degli opposti. Non sto ad entrare sull'aspetto esoterico di questo aspetto, c'è un lavoro molto profondo, mi permetto di dire, che ho sviluppato in questi ultimi 2 anni, ed è Kai Demoni in noi. In realtà sono andato a dire anche nelle sacre scritture antiche, ho visto molti passaggi esoterici e ho scoperto delle cose estremamente interessanti. Diciamo che in questo punto, questi opposti, nel momento in cui noi impariamo a gestirli, ad appianare questi due contrapposti, noi riusciamo ad attingere e a far scattare, a far sviluppare il secondo fuoco. I più conoscono il primo fuoco, Kundalini, il secondo fuoco è il punto cristico, ma vi è un terzo fuoco che si accenderà, ed è in questo punto. Bene, perché l'uomo raggiunga quel punto e raggiunga questo livello di evoluzione, necessita una serie di attività interiori, necessita transitare dal cuore, necessita sviluppare amore, la famosa matrice divina, abbiamo detto già, necessita annullare questi due aspetti e trovare il principio di sintesi, ma soprattutto necessita integrare il rapporto dell'anima, che, mi spiace, l'ho fatto troppo alto, però facciamo così, noi abbiamo un corpo molto aderente al corpo fisico, un corpo più sottile, che è il corpo eterico. C'è un secondo corpo, che è il corpo astrale, che è il corpo dei desideri, c'è un terzo corpo, il mentale, e infine c'è un quarto corpo, ve lo faccio qua sopra, è un corpo che si sviluppa molto in alto, in questo punto, abbastanza in alto, ed è il corpo causale. Il causale, lo dice la parola stessa, è la causa che ci lega necessariamente alla reincarnazione. Se vogliamo evolverci, dobbiamo reincarnarci. E il principio della causa che ci permette di reincarnarci altro non è che un debito contratto in un'altra vita. Vi ricordate quando Gesù ridà la vista al cieco il cieco dalla nascita, cosiddetto dalla nascita? Si avvicina un discepolo e dice: Maestro, è colpa sua o dei suoi genitori? Se il cieco dalla nascita, vuol dire che è una colpa pregressa, quindi è una colpa di un'altra vita. Oppure è un karma familiare, quindi rientra in un principio di karma, diciamo, incastonato di situazione. E quindi viene a crearsi un karma familiare in quel caso. Il corpo causale è il corpo dell'anima. In questo punto, in questa sede, vive l'anima.
ma vi è una parte di lei che risponde a questo punto.